Buono. Ma perché? Vabbè, ragazzi, così è Begolino, è così. Benvenuti amici del tutorial di Begolino. Siamo con un ospite Vips, che è in realtà un nostro collega, ma lui è anche uomo di televisione, uomo di spettacolo, attore di importanti fiction, 100 vetrine in cui lui fa le vetrine rotte, tra l'altro. Perché la parte è una parte importante. Ma sì. non solo, perché sta girando un'altra fiction. Signori, è con noi l'attore, conduttore televisivo e presentatore Roberto Trapani. Eccolo qua. Bellissimo, meraviglioso, allora, guardate. Con Roberto facciamo il tutorial. Tra l'altro vestito da prima cresima questa mattina, è così. La scena, perché è appena finito di girare la fiction. Qual è la nuova che fai? Si chiamerà Sacrificio d'amore. Ecco, sempre una roba allegra, sempre una roba che uno diceva, esatto, dove lui fra l'altro si butterà dal quinto piano, ambientata nella prima guerra del 15. Come tu hai fatto come protagonista, scelto proprio perché avendo ho vissuto. Certo. Beh, ma passiamo al tutorial di Begolino. Allora, tu lo farai con interpretazione karmica, tirerai fuori dal karma la tua voce, sì. E quindi ci insegnerai come farlo, però noi ti insegniamo quali sono le modalità. Allora, Begolino qui, sì. Dito indice in erezione orizzontale, non verticale, perché verticale può dare adito a... Invece è orizzontale. Sì. Allora devi fare questo movimento, sì, e avvicinarti verso Begolino dicendo le parole Begolino, Begolino, Begolino. Però tu lo dirai in maniera, ovviamente, teatrale. Quindi con molta naturalezza. Bravo, proprio come fossi in teatro a fare una pièce. Bello. Siamo pronti? Bello, eh? Allora, 3, 2, 1, vai! Begolino, 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 Begolino. Come ti senti? Come va? È estasi. È vero? È vero, perché è un antistress, questo fa bene alla vita. Begolino fa bene alla vita. Grazie, ragazzi.